Può sembrare alquanto strano che proprio per la festa dell'Ascensione la liturgia ci presenti un Vangelo dove questa non appare. L'Ascensione viene narrata nel Vangelo di Luca, in quello di Marco, ma non in Matteo. Ebbene, il brano è proprio di Matteo. Ma perché questo? Perché l'Ascensione non è una separazione di Gesù dall'umanità, ma una vicinanza ancora più intensa. Non è un'assenza, ma una presenza ancora più viva e partecipata. Ma vediamo il Vangelo. È il capitolo 28 di Matteo, dal versetto 16. Sono gli ultimi versetti del Vangelo di Matteo, il finale. Gli 11 discepoli, manca Giuda. Giuda ha fatto la sua scelta. Gesù ha detto: non potete servire Dio e il denaro. Lui ha scelto il denaro e, come tutti i falsi idoli, distrugge chi li adorano. Quindi Giuda non c'è. Andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro indicato. Ecco, questo è abbastanza strano. È vero che per 3 volte c'era l'indicazione che Gesù sarebbe stato visibile in Galilea, non a Gerusalemme. Gesù risuscitato non appare mai in questa città sinistra, luogo dell'istituzione religiosa, segno di morte. La vita è incompatibile con la morte. Ma per 3 volte c'è l'invito ad andare in Galilea, ma mai in nessuno di questi inviti veniva specificato il luogo. Invece qui gli 11 vanno a colpo sicuro su il monte, non un monte dei tanti che componevano la Galilea, ma il monte che Gesù aveva loro indicato. Qual è questo monte? L'espressione il monte è apparsa all'inizio del Vangelo, il capitolo 5, per indicare il monte delle beatitudini, dove Gesù ha annunziato il suo messaggio. Le beatitudini erano 8, perché 8 è il numero della risurrezione, Gesù è risuscitato il primo giorno dopo la settimana, e la cifra 8 indica la pienezza di vita capace di superare la morte. Con Gesù la morte non solo non interrompe più la vita, ma le permette di liberare tutte le sue energie e di fiorire in una forma nuova, piena e definitiva. Per questo gli 11 vanno su il monte, che è il monte delle beatitudini. Cosa vuol dire l'Evangelista? Che l'esperienza del Cristo risuscitato non è stato un privilegio concesso 2000 anni fa a un gruppo di persone, ma una possibilità per tutti i credenti. Basta cogliere il messaggio di Gesù, praticare le beatitudini, e nelle beatitudini c'era appunto quella che diceva: beati puri di cuore, perché essi vedranno Dio. Infatti, scrive l'Evangelista, quando lo videro, non riguarda la vista fisica, ma la vista interiore, quella della fede, si prostrarono. Quindi vedono Gesù risuscitato, si prostrarono, riconoscono in lui la condizione divina, però c'è una stranezza. Essi però dubitarono. Ma di che cosa dubitano? Non che sia risuscitato, lo vedono. Non che Gesù abbia la condizione divina, si prostrano. Che dubitano? Questo verbo dubitare appare solo 2 volte in questo Vangelo, e la prima volta era al capitolo 14, versetto 31, quando Pietro aveva voluto camminare sul mare, sulle acque, il che significava avere la condizione divina. Ma ben presto cominciò ad affogare perché si spaventò del vento. Pensava che la condizione divina venisse per un privilegio dall'alto e non per un impegno da parte dell'uomo di affrontare le avversità. Ebbene, quando sta per affogare, Gesù lo rimprovera: uomo di poca fede, perché hai dubitato? Allora qui di che dubitano questi discepoli? Dubitano di essere capaci di raggiungere anche essi la condizione divina, perché hanno visto cosa costa l'infamia del tradimento e dell'abbandono e della croce. Sono loro che, quando nell'ultima cena, insieme a Pietro, avevano assicurato Gesù che non l'avrebbero mai rinnegato, sono loro che invece, appena Gesù è stato arrestato, tutti quanti l'hanno abbandonato. Per questo dubitano. Dubitano di essere capaci di sopportare quello che Gesù ha sopportato: l'abbandono, il tradimento e l'infamia della croce. Ma Gesù si avvicina a loro e dice che gli è stato dato ogni potere in cielo e terra, pienezza della condizione divina, e poi gli manda. La relazione con Gesù è una relazione dinamica. L'amore di Dio non si centra su se stesso, ma vuole espandersi. Li manda a fare discepoli tutti i popoli, le nazioni pagane. E come? All'inizio del Vangelo, Gesù, quando aveva chiamato i discepoli, aveva detto: venite dietro di me e vi farò pescatori di uomini. Cioè si trattava di togliere gli uomini dall'elemento mortale, l'acqua, per portarli in quello che dava loro la vita. Adesso Gesù dice: dove e come? Il dove per tutta l'umanità. Il campo di lavoro dei discepoli di Gesù è tutta
l'umanità. E come? Come battezzandoli. Il verbo battezzare qui non ha il significato liturgico che poi prenderà. Il verbo battezzare significa immergere nel nome, il nome è la realtà, del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Nella triplice, il numero 3 indica quello che è pienezza, realtà della condizione divina, cioè un amore incondizionato, un amore illimitato. Andate e ogni persona immergetela, impregnatela di questo amore. Insegnando, è l'unica volta che Gesù autorizza i suoi discepoli a insegnare, a osservare, letteralmente a praticare, tutto ciò che vi ho comandato. È l'unica cosa che Gesù ha comandato in questo Vangelo, nel quale appare questo termine comando, sono le beatitudini. La pratica delle beatitudini significa orientare la propria vita per il bene degli altri. Questo non può essere insegnato con una dottrina, ma attraverso comunicazioni ed esperienze vitali. Ebbene, se c'è questo, ecco l'assicurazione di Gesù, ecco io sono con voi. All'inizio del Vangelo Matteo aveva presentato Gesù come il Dio con noi, un Dio che non era da cercare, ma con Lui e come Lui da andare verso l'umanità. Io sono con voi tutti i giorni, fino, e qui non è la fine del mondo, ma è fine del tempo, fine dell'epoca. Gesù non sta dando una scadenza, ma una qualità di una presenza. Ecco allora, ritornando al tema dell'ascensione, non è una separazione di Gesù dagli uomini, ma è una presenza ancora più intensa. Non è una lontananza, ma è una vicinanza continua, crescente, tutti i giorni.